corsa promossa dal comune e dal nostro istituto Cittadini del Futuro, che prevede una serie di incontri tra i rappresentanti del comune e le alunne e gli alunni del nostro comprensivo. Sì, benvenuto. Buongiorno. Volevo cogliere l'occasione per salutarvi, per ringraziarvi e sostenervi. Anche voi state facendo grossi sacrifici in questo momento. Purtroppo è un'emergenza sanitaria che ha toccato il mondo e noi dobbiamo per forza di cose adeguarci a quella che è la salvaguardia della salute. Lo sapete bene che in quest'ultimo periodo questa pandemia sta toccando anche i giovani e purtroppo è ancora pungente, per cui dobbiamo stare ancora molto attenti. Ma il vaccino sta prendendo piede, per cui credo che per l'estate cominciamo ad uscire. Per cui voglio salutarvi, guardiamo al futuro con fiducia, sosteniamo anche i genitori, perché mi rendo conto che i genitori stanno vivendo grosse difficoltà come voi, e auguriamoci tutti che dall'estate iniziamo normalmente a riprendere la vita normale, va bene? Un grande abbraccio e buon studio da casa, anche sapendo che non è semplice, è complicato. Grazie, grazie mille. Grazie. A voi vi ringrazio il Presidente. Ciao. Uno di questi temi è il rispetto della legalità, che non è solo osservanza delle leggi. La cultura della legalità comprende la consapevolezza dei diritti e doveri propri e altrui. Alla Preside un progetto di educazione civica come supporto alla didattica. Quest'ora ci occuperemo di composto la struttura del comune, i suoi uffici, che cosa fanno gli assessori, che cosa fa il sindaco, come viene eletto. Insomma, io sono stato nominato in giunta dal sindaco con le deleghe della pubblica istruzione, poi mi ha dato la delega ai trasporti e poi la delega all'attuazione del programma. Ho presentato un progetto di banda musicale posto da ragazzi, perché credo che la musica e cultura, fare il consiglio comunale dei ragazzi, cosa mi sono detto, abbiamo una plastica, il nome che è stato dato alle strade. Quindi vorrei anche far insegnare ai ragazzi la storia attraverso il nome delle nostre strade, la storia del nostro paese. Devo far adattare la catena tecnologica, i monumenti che abbiamo a Sant'Andrea Pico, farli visitare, la giornata della terra, la festa dell'estate, la festa degli alberi, insomma tutta una serie di iniziative a supporto di quella che è la didattica per integrarla. Quanti tipi di assessori ci sono? Nel nostro paese sono cinque. Allora, ogni assessore ha delle deleghe particolari. Quelle deleghe che magari il sindaco ritiene strategiche per la vita di un paese. In questo caso noi abbiamo quattro assessori interni, cioè che hanno partecipato alle votazioni, e un assessore esterno. All'interno della giunta viene nominato il vice sindaco, che ha preso più voti. Perché le deleghe importanti sono pubblica istruzione, lavori pubblici, finanze, affari sociali, gli assessorati alla viabilità, ai vigili urbani, ai trasporti, insomma questi, però le deleghe sono variate. Il sindaco, oltre a tenere delle deleghe per sé, no? Poi c'è la gestione degli affari generali. Una figura importante, vitale del comune è anche il segretario generale. Molto piacere e gratitudine l'avvocato Michele Nuzzo, che è assessore al bilancio, ai tributi, finanze e cultura del comune di Santa Maria Vico. Sì. Quindi, benvenuto. Vorrei, per sommi capi, illustrarvi quali sono gli organi del comune. Sono il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale. Il sindaco, ovviamente, sappiamo tutti che rappresenta il comune, rappresenta il popolo, viene eletto dal popolo e coordina la giunta, che è l'organo esecutivo del comune. Cioè, in sostanza, la giunta si può paragonare a quello che a livello nazionale essere il governo, cioè il Consiglio dei Ministri. Come a livello nazionale esiste il Consiglio dei Ministri, che quindi è deputato è il cosiddetto potere esecutivo, che gestisce la cosa comune, così nel Comune di Santa Maria di Vico, così come in qualsiasi altro comune, esiste la Giunta, che è formata da persone che sono nominati assessori. Quindi ognuno di questi assessori ha una delega
ha delle deleghe, possono essere l'ambiente, la cultura, il bilancio, insomma ogni assessore viene attribuita una delega e quindi gli assessori riuniti in giunta, coordinato dal sindaco, decide della gestione delle cose dell'ente. A fianco all'attività della giunta abbiamo l'attività del consiglio comunale. Il consiglio comunale è composto dai consiglieri comunali. Chi sono i consiglieri comunali? Sono i rappresentanti eletti dal popolo. Come voi sapete, ogni 5 anni ci sono le elezioni amministrative, politiche, nazionali, regionali e poi ci sono anche le elezioni. Nell'ambito delle elezioni comunali ci sono delle persone che si candidano a rappresentare il popolo, si formano delle liste. A Santa Maria Vico, perché è un comune inferiore ai 15.000 abitanti, adottiamo il cosiddetto sistema maggioritario e non quello proporzionale. Che cosa si intende per sistema maggioritario? Si intende un sistema in cui c'è una sola lista al cui capo vi è un candidato sindaco. La lista che prende più voti viene eletta e viene deputata a governare il paese. A Santa Maria Vico abbiamo 16 consiglieri comunali, di cui 11 di maggioranza e 5 di opposizione. Il consiglio comunale, a differenza della giunta, benché sia anche esso un collegiale, fatta più che te, il consiglio comunale è deputato a programmare, a coordinare l'attività dell'amministrazione. Quindi, mentre la giunta ha un potere esecutivo, il consiglio comunale ha una funzione di indirizzo, di controllo e di coordinamento della giunta. Presento ai ragazzi il consigliere comunale Tiziana Pascarella. Con deleghe leggo agli affari generali e servizi demografici, rapporti con le associazioni e prologo di una iniziativa promossa dal Comune di Santa Maria a Vico e dal nostro istituto Cittadini del Futuro, che prevede una serie di incontri tra i rappresentanti del Comune e le alunne e gli alunni del nostro comprensivo. E che nell'ambito dell'educazione civica, che resta forse un po' una materia asettica se studiata dai libri, è necessario fare in modo che la cittadinanza sia attiva e che dunque i cittadini nuovi, che sono i nostri alunni, siano coinvolti, e credo che iniziative del genere vadano proprio in questo senso. E dunque mi sembra il modo migliore per indirizzare i nostri ragazzi, per stimolarli, per dare loro degli input. Ora io sono Tiziana Pascarella e sono un consigliere comunale. Con queste deleghe è un po' particolare, diciamo che forse è difficile anche comprendere che cosa effettivamente ricoprano affari generali e servizi demografici. Il sindaco in effetti è a capo di tutto l'organo politico, ha un ufficio denominato affari generali che insieme al segretario comunale coordina in effetti tutta l'attività amministrativa di un comune, perché un comune è organizzato come una scala gerarchica. Abbiamo un organo politico e un organo amministrativo. L'organo politico è formato dal sindaco, dai consiglieri eletti, dalla giunta, ed è poi invece l'organo amministrativo. L'organo amministrativo che invece sono tutti gli uffici comunali, e ogni ufficio ha a capo un responsabile di settore, quindi un dirigente. Tutti questi dirigenti, quindi il dirigente dell'ufficio lavori pubblici, lavoro ambiente, servizi sociali, istruzione, tributi, finanze, collaborano tutti con l'ufficio affari generali, perché poi una delle funzioni principali di questo ufficio affari generali è di consentire la pubblicazione di tutto ciò che accade in un comune su quello che è poi l'albo pretorio, pure i rapporti con la stampa. Convoca le commissioni, io sono anche quindi sono delegato allo stato civile. Che cos'è la prologo e di cosa si occupa? Sono associazioni più di aggregazioni, ma soprattutto perché loro organizzano eventi che possano comunque riportare alla memoria quelle che sono per esempio le nostre tradizioni, la festa dell'Assunta ad esempio, i carri votivi, i portoni aperti. Queste erano tutte iniziative che erano svolte in collaborazione tra comune e prologo, quindi proprio per valorizzare e promuovere il territorio sia all'interno che all'esterno. E poi volevo chiedere se la sede della prologo è quella fuori scuola e se sì, se è una biblioteca gestita dalla prologo o è comunale. Sì, è la nostra biblioteca comunale, in quel caso gestita da un gruppo di associazioni che sono persone che veramente
danno il loro tempo affinché gli altri possano avere un luogo all'interno del quale poter studiare. E siccome la biblioteca comunale è una struttura quindi comunale, la Proloco all'interno della biblioteca ha una saletta che è la sede della sua associazione, però concretamente vivono all'interno dello stesso stabile, ma sono due attività completamente diverse. Per avvicinare davvero i ragazzi non solo alla lettura ma proprio all'ambiente, abituati a frequentare la biblioteca. Allora grazie, diamo il benvenuto all'avvocato Marcantonio Ferrara, che è consigliere comunale del comune di Santa Maria Vico, con deleghe all'attività produttiva, commercio, fiere, mercati e cimitero, oltre a ricoprire il ruolo di capogruppo di maggioranza all'interno del consiglio comunale. Iniziamo subito. Per quanto riguarda la scuola, noi stiamo realizzando un campus scolastico. La scorsa amministrazione, che era guidata sempre dallo stesso sindaco, abbiamo deciso di fare un progetto di rigenerazione urbana. I soldi che ha dato l'Europa, l'Europa e De Luca, poi come sono stati utilizzati dal comune? Allora, intanto l'Europa li ha trasferiti all'Italia, no? E l'Italia, diciamo, ha organizzato un piano di distribuzione di questi fondi, che sono destinati su due capitoli, o diciamo le minori entrate o le maggiori spese legate al Covid. Cioè, le minori entrate significa che il comune, che potrebbe soffrire economiche, può utilizzare una parte dei fondi che saranno trasferiti, ma non lo sono stati ancora, per compensare le tasse che non riesce a incamerare in un momento difficile, no? Invece l'altro capitolo è quello delle maggiori spese, che tutte le spese che il comune ha sostenuto o vuole continuare a sostenere, ma solo ed esclusivamente legate all'emergenza Covid. Noi per esempio abbiamo costituito un comitato di controllo di crisi, nel quale abbiamo inserito anche alcune figure professionali, no? C'è un medico di base, che è il dottore Bernardo, e ci sono delle altre figure sanitarie, infermiere, che in questo momento stanno iniziando a sostenere tutti quei malati di Covid che non riescono a curarsi da soli, no? Sono a casa. Quelle di De Luca, che per il momento stiamo aspettando con una certa ansia, sono andate sostanzialmente per sostenere le famiglie. Credo che anche questo intervento li mobiliti, cioè li stimola un po' a quel senso di appartenenza, ma anche di partecipazione a quello che succede, soprattutto in ambito comunale. Mercoledì presenteremo una domanda per un bando regionale delle biblioteche, che prevede sostanzialmente l'installazione di alcuni punti di lettura in partenariato con la scuola, sia all'interno delle strutture che sono già biblioteche, ma anche all'esterno, nei parchi, nelle piazze, con dei punti di lettura. Io intanto mi complimento per le innumerevoli iniziative, lo dico davvero con estrema sincerità, perché in questo modo è solo così che i ragazzi si possono sentire coinvolti e possono diventare appunto dei cittadini attivi. E grazie per aver accettato l'invito del professor Affinita, perché per noi, soprattutto in questo periodo, un incontro così è prezioso, e quindi ne siamo grati. Perché sapere che noi amministratori siamo sempre a disposizione. Potete riferirci sempre di un problema, di un'iniziativa, di un'idea che volete che si porti avanti, va bene? Mi sembra che poi il discorso sia ricaduto su questioni proprio vicine a loro, e non credo che, anche se magari al momento fanno un po' fatica ad intervenire, non penso che ti lascerà indifferenti. Un altro dei temi è l'educazione al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente. È un ambito particolarmente sensibile nel mondo contemporaneo. Sono molte le questioni ancora sul tavolo. Esaurimento delle risorse naturali, spreco energetico, eccesso di rifiuti. La scuola può svolgere un ruolo cruciale nella costruzione del rapporto fra i futuri cittadini e gli ambienti di vita.
naturale, urbano e così via. Incontro con l'assessore all'ambiente, arredo urbano, parco urbano, sport e spettacolo, la dottoressa che vedete qui con noi, Anna Cioè. Questo incontro di oggi rientra nel progetto Cittadini del Futuro. Oggi volevo parlare dell'ambiente e quindi della raccolta differenziata. Oggi consistono nell'incentivo al riciclo, ossia al processo di trasformazione dei rifiuti in materiali nuovi. È importante conoscere sin da piccoli cosa è e come funziona la raccolta differenziata. Il nostro comune nel 2020 ha raggiunto un percentuale di raccolta differenziata pari all'87%, tantissimo, vuol dire che siamo stati bravi. Ed è per questo motivo che ci classifichiamo tra i comuni più ricicloni della Campania. Ma il nostro obiettivo è quello appunto di raggiungere il più grande traguardo, che è Zero Waste. Allora, le volevo chiedere, quali sono le iniziative del comune per promuovere una buona raccolta differenziata? Iniziative invece che riguardano quindi la mia delega, come dicevo prima, sono tantissime. Me ne sono prima sono le compostie, se ne avete sentito parlare. Se vedete dal file che vi ho mandato adesso, c'è una parte dedicata proprio alle compostie. Che cosa vuol dire questo? Chi fa richiesta al comune di una compostiera potrà mettere questa compostiera poi nel giardino, perché in questa compostiera verrà conferito un umido, quindi tutti gli avanzi di cibo potranno essere conferiti nella compostiera e per il cittadino sarà possibile avere un ammendante. Che cos'è l'ammendante? È una riduzione, una piccola riduzione sulla tassa dei rifiuti, del 10% sulla tassa dei rifiuti. Iniziative per quanto riguarda l'ambiente e l'acqua, che secondo me abbiamo progettato per adesso due casette dell'acqua. Il parco urbano comprende tutte le colline e i comuni che hanno aderito a queste iniziative sono 9. Una parte fanno parte appunto della Caserta, mentre un'altra parte fanno parte della provincia di Benevento. Questi comuni si sono riuniti e cercano di portare avanti delle iniziative, dei progetti appunto per la salvaguardia dell'ambiente, e da anni che stanno combattendo contro un mostro che è la cava moccia, cercando di evitare la realizzazione di questo impatto estrattivo, la cosiddetta cava moccia. Attualmente il presidente del comune capofila di questi 9 comuni di Santa Maria Vico, mentre il sindaco Andrea Pilozzi è il presidente del PACCO, mentre io ne sono la presidente del PACCO. Sono il vice sindaco del comune di Santa Maria Vico e stamattina parleremo di come sono stata eletta io, il sindaco e il consiglio comunale, e di quali sono poi i compiti che mi ha affidato il sindaco, e di quanto è bello, ma veramente bello, potersi occupare del nostro territorio. E il comune è l'organo più vicino ai cittadini, quindi in questo periodo di crisi molte famiglie vivono in situazioni di disagio. Quali iniziative state mettendo in atto per non lasciarle in difficoltà e da solo? Sì, però diciamo che questo periodo di pandemia è stato veramente duro, purtroppo è un anno ormai. Abbiamo, per le famiglie che sono economicamente in difficoltà, abbiamo dato la possibilità di poter fare richiesta di buoni spesa, e quindi abbiamo fatto 3 erogazioni, se non sbaglio, di buoni spesa per permettergli di poter comprare le cose essenziali. Stiamo seguendo tutti purtroppo quelli che sono stati colpiti dal Covid, se hanno bisogno di ossigeno, se hanno bisogno di farmaci, quindi li stiamo seguendo in questo senso. Abbiamo dato la possibilità di fare richiesta alle famiglie che pagano il fitto per avere un contributo per pagare i fitti delle loro case, e qualcuno anche dei negozi, delle attività commerciali, tipo fare uno sgravio sulla TARI, che sarebbe la tassa sui rifiuti. Gli stessi club che qua non ci sono, nella mia zona non ci sono. Sicuramente parteciperemo a qualche bando europeo per recuperare fondi per poter sistemare la pista ciclabile.
Allora, ho visto uno dei vostri progetti, è quello di costruire un plesso dietro al supermercato Conad in Belle Libertà. Come mai avete fatto questa scelta? Un campus che raggrupperà tutti i plessi scolastici e sarà un po' stile americano, nel senso vi darà la possibilità di avere delle strutture diverse, darà la possibilità di avere campi dove potete andare a fare educazione fisica, darà la possibilità comunque di avere delle sale convegni, sale computer, sarà veramente un campus, una scuola di ultima generazione. Niente, per quanto riguarda i servizi che offriamo come politiche sociali all'interno del nostro comune, c'è l'assistente sociale. Quindi nel caso, non so, se ha bisogno di supporto o ci sono dei problemi in alcune famiglie o avete anche voi dei problemi a scuola o ci sono non so, tipo a scuola vittime di bullismo, c'è l'assistente sociale che interviene e cerca di indirizzare le persone verso degli specialisti e quindi cerca di risolvere questo tipo di problema. Poi abbiamo l'assistenza ai disabili. Ci sono alcuni ragazzi della nostra comunità che ogni giorno vengono portati a un centro diurno dove possono stare insieme e socializzare tra di loro, partecipare a laboratori, quindi questo per quanto riguarda i disabili. Poi c'è l'assistenza alle donne purtroppo vittime di violenza, quindi sia l'assistenza per i bambini autistici nelle scuole, sia quella domiciliare per gli anziani che sono allettati. Ci sono dei sostegni economici per alcune categorie come i malati di sclerosi multipla, c'è l'affido familiare per i bambini che purtroppo non hanno una situazione felice in famiglia, che vengono maltrattati, e quindi c'è questo servizio che permette ai bambini di vivere in maniera un po' più serena, anche se è sempre complicato quando ci sono problemi all'interno delle famiglie. Organizziamo come comune il soggiorno estivo per gli anziani, portiamo i nostri anziani a fare le cure termali una settimana e a volte vado anche io, devo dire veramente i nostri anziani sono preziosi, sono veramente un patrimonio. Riguardo le politiche dell'infanzia, abbiamo attivato qualche anno fa l'asilo nido 0-3 anni, ora è fermo perché purtroppo la pandemia non ci ha permesso di portarlo avanti, e per le politiche del lavoro partecipiamo ogni anno a progetti che danno la possibilità anche a voi tra qualche anno, quindi dai ragazzi di 18 anni in poi, di partecipare al servizio civile, quindi i ragazzi che vengono a lavorare per un anno nel nostro comune. Abbiamo messo in campo corsi di formazione e tirocini presso alcune aziende che dovrebbero ripartire appena la situazione ce lo permette. E poi l'ultima delle mie idee, delle politiche giovanili. Le politiche giovanili, che è quella che vi riguarda più da vicino, ed è in programma, quindi appena sempre la pandemia ce lo permetterà, costituiremo il Forum dei Giovani, che è per i ragazzi dai 16 ai 29 anni, ma abbiamo intenzione anche di fare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, già ne ho parlato anche col professore Clemente Affinita, quindi sarete coinvolti direttamente. Mi chiamo Carmine De Lucia, sono ingegnere, e come tutti quelli che cercano di dare una mano al proprio paese, mi sono candidato per cercare di essere d'aiuto a costruire un paese per i miei figli e anche per voi. In questo caso io sono stato eletto dal Consiglio Comunale in carica e rappresento il Presidente del Consiglio Comunale eletto. Vi spiego, oltre ai consiglieri c'è quindi questa figura che è il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha il dovere di gestire le sedute, quindi le riunioni di Consiglio, ha il dovere di far rispettare in maniera, diciamo, oltre che trasparente, anche equa, gli interventi in Consiglio Comunale, quindi una sorta di arbitro della riunione di Consiglio, ha il dovere di avvisare tutti i gruppi consiliari. Spero che vi appassionerete a poter dare una mano al vostro paese e quindi in futuro un giorno vi candiderete a poter dedicare il vostro tempo libero per migliorare il vostro paese. Questo è il sito del Comune di Santa Maria Vico.
Allora, se andate sulla tendina amministrazione, per esempio, ecco qua, ci sono gli organi politici. Organi politici, e lì potete vedere il sindaco, consigliere comunale, consiglio comunale, commissioni consigliari di propria volontà, giunta comunale. La giunta comunale sarebbero quei famosi assessori di cui vi parlavo, che si vedono ogni tanto insieme al sindaco per decidere le cose un po' più importanti sulle materie più importanti che servono. Questa idea che la polizia municipale, vi ho detto già, vi ho fatto un esempio, un progetto che abbiamo per aumentare i controlli, ma la polizia municipale fa tante altre cose, soprattutto in questo ultimo anno. Altre deleghe di cui mi occupo sono quelle della mobilità sostenibile, e questa è una cosa che mi fa, diciamo, mi interessa proprio dal punto di vista anche personale, perché io sono molto attivo quando riguarda tutto quello che concerne le attività, le energie rinnovabili, quindi cercare di inquinare di meno e di lanciare, quindi spingere molto le energie ecosostenibili. Mi sto impegnando, penso che nel prossimo mese ci sarà una diciamo, un'attività in tal senso, si chiama manifestazione di interesse, cioè si chiede a tutte le società che producono quelle colonnine dove è possibile caricare le auto elettriche, a volte avete visto, non so, a qualche autogrill sull'autostrada oppure in qualche centro commerciale. Chiediamo a queste società se vogliono installarle anche a Santa Maria Vico. Io sono 7 anni che io sto cercando di far arrivare a Santa Maria Vico l'acqua del Serino. Non so se ne avete mai sentito parlare, è una sorgente del Serino. Sono i progetti principali di quali mi occupo, sono questi qua, tra cui, così come non so se avete sentito negli ultimi tempi, c'era il rischio che nelle zone alte di Santa Maria, tipo la località Rosciano, ma in realtà è Durazzano, il comune di Durazzano, c'è un piano per le cave dove vengono poi, diciamo, estratti materiali per le costruzioni, quindi la roccia poi viene frantumata e poi si arriva fino al cemento. E c'erano queste grosse multinazionali che avevano interessi a che si facesse questa cava, cioè questa estrazione in questa zona, e Santa Maria Vico ne subirebbe le conseguenze, perché abbiamo proprio vicino alla zona Rosciano questa cava che dovrebbe nascere, e quindi tutta la polvere, tutto diciamo le parti negative di questa attività andrebbero a ricadere sui cittadini di Santa Maria Vico. Per questo noi abbiamo fatto noi gli attivisti, non abbiamo aspettato che ci fossero gli attivisti, abbiamo da subito fatto le battaglie affinché questo non succedesse. Per esempio, abbiamo costituito il parco urbano, cioè abbiamo fatto riconoscere a livello regionale un parco che da Valle di Maddaloni arriva fino ad Airola, passando sulle nostre montagne. Per cui, costituendo questo parco, l'attività della cava diventa incompatibile. E quindi dici, com'è possibile che tu vuoi fare una cava in un parco urbano? Però ci sono giochi forza, quindi c'è l'attività della multinazionale, l'azienda che deve fare guadagni, che vuole fare la cava, che sono anche molto forti, e ci sta la parte politica che si oppone e cerca di fare in modo che questo non succeda.